Sono Gagliardo Gagliardi, rappresento l'azienda agricola Fattoria La Torre a Reggello, in località La Torre. È un'azienda nata nel 1959 come azienda di famiglia che ha avuto tutto un suo iter di ristrutturazione. In ristrutturazione ha avuto un ampliamento, una velocizzazione intorno agli anni 90, dietro una scelta di diversificazione dell'azienda su un turistico ricettivo. Questa azienda ha iniziato nei primi del 90 con un'attività di casa vacanze e poi ha seguito gli ampliamenti in base a una progettualità sempre basata sulla diversificazione rispetto a quello che erano le potenzialità agricole, non tralasciando quello che erano però le sue potenzialità dal punto di vista agricolo, in particolare come azienda produttrice di olio di qualità. L'azienda si dotò a suo tempo sempre per raggiungere ed ottenere un prodotto sempre più qualitativo e nell'obiettivo di raggiungere una fiera corta anche con frantoio aziendale. Questo frantoio aziendale, posizionato nel locale proprio dell'azienda, è stato poi dopo ampliato e incrementato per i frutti che questo aveva dato grazie ai contributi della Comunità Europea con i quali abbiamo iniziato un incremento di questa attività, dando maggiore impulso in funzione anche dei contributi che ci potevano essere, le aspettative che questi contributi potevano dare. Indipendentemente dal fatto che la progettualità era comunque indirizzata e comunque il progetto era nell'idea nostra di doverlo realizzare. Quindi diciamo, i contributi hanno servito a costruire un frantoio nuovo, a dare nuovi impulsi all'azienda, costruire quello che erano le ristrutturazioni di due immobili per destinare l'azienda anche all'agriturismo, e questo hanno velocizzato quel vero progetto iniziale nostro e comunque nella nostra progettualità era fondamentale realizzare. Allora, nella diversificazione dell'azienda, che quanto riguarda la parte turistica, non abbiamo tralasciato quello che sono le coltivazioni dell'olio. Anzi, come dicevamo prima, insomma, sulla filiera corta e sulla costruzione del frantoio ci abbiamo anche improntato tutte le altre attività che sono legate e connesse all'olio. Nel senso, abbiamo costruito e brevettato come formula un cioccolato con l'olio, abbiamo con un marchio e un nome registrato. Poi abbiamo intrapreso quello che è una strada sulla cosmetica che è tesa alla valorizzazione di tutti i componenti propri dell'olio, le caratteristiche di polifenoli, monofenoli, proprietà organolettiche che sono proprie dell'olio d'oliva, che devono essere esaltate per far conoscere e utilizzare le qualità dell'olio non solo dal punto di vista alimentare ma anche dal punto di vista cosmetico. Oltre a questo abbiamo la produzione di sottoli che vanno dal pesto alle olive ai pomodori e altri tipi di alimentazione che ci permetta di diversificare tutta la produzione dell'olio e far diventare un'azienda che abbia delle pluriattività e pluriinteressi.